mi fai verità, è un tema naturalmente che subito mi si fanno ricordare, subito suscita le parole famosissime di Agostino, non nori ora sire, per interiore omine habitat veritas. Ecco, io vorrei cominciare con il ricordo di una cosa abbastanza significativa, mi pare. Tutte le volte che la storia del pensiero filosofico occidentale ha affrontato le sue più grandi trasformazioni, forse dire tutte le volte è troppo, ma diciamo molte volte, più volte, quando si era agli esordi di una grande avventura del pensiero, un'apertura nuova, così, è tornato puntualmente il tema del ritorno in sé, del ritorno al soggetto, del ritorno all'intimità in questo senso. Direi, se vogliamo schematizzare per intenderci rapidamente, direi così: la storia della metafisica prende l'avvio dalla domanda socratica rivolta appunto a se stesso, cioè la domanda socratica come domanda che torna in sé, che si chiede conto del proprio sapere, che esibisce anzi questo abito, diciamo, questa missione, diceva addirittura Socrate, no? In tribunale, che cosa ho fatto io nella vita? Mi sono chiesto conto di un incredibile oracolo che mi indicava come più sapiente in che cosa, io non sono nulla, eccetera. Tutta la incomparabile ironia socratico-platonica, no? Ed è indubbio che da questa domanda di sapere, che certamente metteva tra parentesi, annullava tutti i saperi precedenti, i saperi oracolari, i saperi iniziatici, i saperi stessi della sapienza presocratica, a partire da questa soglia si è poi sviluppata quella che noi chiamiamo appunto tradizionalmente la filosofia, la metafisica, la logica, cioè tutte quelle discipline che hanno fatto del sapere un oggetto di ricerca particolare. Ma la ricerca appunto inizia con questo soprassalto, diciamo, con questo ritorno a sé, con questa povertà metodologica. Comincia il destino della metafisica quindi da un ritorno in sé, e dopo ci chiederemo cosa voglia dire un ritorno in sé. Ma lo stesso potremmo dire appunto di Agostino, di cui citavo all'inizio le parole celeberriche: se c'è un inizio nella storia della teologia è proprio qui, cioè là dove Agostino, ripetendo in fondo l'ironia socratica in una forma nuova ma anche antichissima, di nuovo si chiede dove appigliarsi per raggiungere la verità, e questo appiglio lo cerca in una interiorità, nel ritorno alla propria interiorità, non guardare fuori, guarda dentro. Ci chiederemo cosa c'è da vedere dentro, naturalmente tra breve. Beh, all'inizio della modernità la stessa cosa si ripete con Montaigne, la stessa cosa si ripete con Descartes, se volete si ripete inaugurando il mondo dell'umanesimo e il mondo della scienza. Di nuovo bisogna tornare a sé, di nuovo bisogna sospendere quel che si crede di sapere, quel che la tradizione dice, bisogna sospendere il principio di autorità e quindi ricominciare da capo, come diceva Husserl. Ovviamente Husserl è l'ultimo campione, diciamo, di questo rapidissimo excursus. Husserl, nel tempo della fine della metafisica, ripete puntualmente la domanda ironica socratica, quella cartesiana, quella agostiniana, che Husserl cita infatti più volte. Di nuovo si tratta di tornare a sé, di tornare nella propria più riposta intimità, di partire da sé, almeno una volta nella vita, diceva Husserl, no? Almeno una volta nella vita. Torniamo noi stessi. Bene, se questo è il segno, diciamo, il carattere, il tratto del sapere filosofico, se questo è vero, si potrebbe ovviamente discutere, ma io sarei propenso per il sì, cioè per dire che la filosofia, l'abito filosofico, non tanto i suoi contenuti, ma l'abito filosofico accade nel momento in cui noi incarniamo la domanda socratica, l'ironia socratica, la richiesta del fondamento del sapere, la richiesta che torna a se stessa. Ecco, se questo è vero, però, allora credo almeno due considerazioni vadano fatte
due ipotesi, chiamiamole così, ed è su queste poi che io cercherò di sviluppare il discorso. E la prima ipotesi è la seguente: se davvero l'abito filosofico ha la sua inaugurazione, il suo atto inaugurale in una domanda che si domanda, cioè in una domanda che torna a se stessa, che si pone essa stessa come questione principale, primordiale, beh, da dove viene questo abito della domanda? Ecco, questa è già una domanda inquietante. Vale a dire, l'azzeramento prodotto dall'abito che domanda è un vero azzeramento? Abbiamo davvero trovato una terra quantomeno ingenua, nel senso ingenuina? È davvero lì che possiamo aspettarci la rivelazione della verità, o quantomeno una via di ricerca verso la verità? O non è la domanda stessa, la questione stessa che domanda e si domanda? Non è essa stessa uno schermo, diciamo, una struttura per se stessa non limpida, che già fa schermo a quel che vorrebbe ottenere? Beh, questo è stato sollevato, questa obiezione è stata sollevata da due pensatori almeno due, io ne ricorderò qui, uno è Nietzsche e l'altro è Bourdieu. E cerco di dire rapidamente come loro mettevano la questione, no? E io sono molto sensibile a come loro mettevano la questione. La posizione di Nietzsche è molto nota. Nietzsche parlava di Lessing e dietro la figura di Lessing vedeva naturalmente l'ombra di Socrate. E diciamolo pure con le parole forti di Socrate, forti e commoventi, no? Che per ogni filosofo non sono indifferenti, quando Socrate in tribunale dichiara: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta, no? Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Come si fa a rimanere impassibili, no? Di fronte a questo? E tuttavia Nietzsche, che leggeva questa proposizione ripetuta da Lessing, la verità è un cammino di ricerca, la verità è un processo di ricerca, è un abito di ricerca, quindi un abito che continuamente domanda del fondamento del proprio sapere, che lo rimette in questione, che torna nella propria domanda intima circa il fondamento del sapere. Nietzsche obiettava: è un uomo che ricerca, è un uomo che fatalmente non sa, è un uomo decadente. È un uomo che è decaduto dalla sapienza, che è decaduto dalla evidenza della verità. È un uomo che non frequenta più la verità, ne è per sempre in esilio. Quello che potrà fare, e sarà anche nobilissimo, è bellissimo da vedere, ma è da sapere, appunto, quello che potrà fare è appunto una ricerca infinita. Una ricerca infinita nella terra dell'esilio, nella terra della distanza, della lontananza, della differenza. Un uomo simile non è il prototipo dell'umano, è un uomo, una figura dell'umano. È molto facile anche notare, come per altro verso è emerso nella filosofia dopo Nietzsche, che in fondo dichiarare che l'abito originario della filosofia è quello della domanda, quindi è la ricerca, avvicina moltissimo la filosofia alla scienza occidentale moderna. Dov'è più la differenza? Anche la scienza occidentale, anche i nostri colleghi scienziati direbbero: beh, noi non abbiamo la pretesa di venirvi a dire come il mondo è, se Dio è, se c'è un al di là, da dove veniamo, dove andremo. Noi abbiamo inaugurato un metodo della ricerca infinita. Certamente il metodo della scienza è un po' diverso dal domandare socratico, filosofico, però ha in comune questa idea che la verità sta al di là. Noi ne siamo fuori proprio perché domandiamo. Domandando ce ne estraniamo della drammaticità di questa obiezione nietzschiana, che ovviamente non è che, come dire, fosse semplicemente polemico verso tutto ciò, era una autopolemica, era in fondo una fedeltà al quadrato o al cubo, alla domanda socratica stessa. Noi ne domandiamo proprio perché domandiamo. Ci siamo tratti fuori dall'esperienza della verità, ne siamo irrimediabilmente esterni. Se lo dicessimo con la ferrea logica di Hegel,
potremmo dire così, colui che cerca un metodo per raggiungere la verità, evidentemente cerca un metodo fuori dalla verità, quindi sicuramente sbagliato. Non si può entrare nella verità con un metodo, con una ricerca, con una domanda, perché ciò che è nella verità è la verità, e ciò che non è la verità, capite voi stessi che cosa si deve concludere. Quindi ogni procedimento metodologico è in difetto rispetto alla verità, non ha capito in sostanza cos'è la verità. D'altro lato Blanchot faceva un'obiezione simile, anche lui si rifaceva alla figura socratica, era chiaro, senza nominarlo, nelle pagine della Fratiana Finita adesso presenti, anche lui senza nominare Socrate, era palese che ce l'aveva con Socrate e Platone, la dialettica e tutto il resto. Blanchot era ancora, se si vuole, più preciso, più puntuale, e svolgeva due obiezioni alla questione della ricerca e della domanda come luogo della ricerca filosofica. Le due obiezioni erano una di superficie e una più profonda, per dire così. Quella di superficie semplicemente osservava che la domanda socratica, il dialogo socratico, come si dice, presuppone i dialoganti. I dialoganti sono ovviamente io e tu, ma anche quel tu che io stesso sono, il dialogo con me stesso, no? Nel momento in cui appunto io dico che sei, cioè cosa sono io, ecco, mi sto interpellando e io divento due accomunati dalla domanda o divento due costituiti dalla domanda. Ecco la questione di Blanchot, estremamente sottile e difficile, ma estremamente perspicua. Non è che prima ci sono i soggetti domandanti che poi si domandano, capite? I soggetti domandanti emergono come soggetti domandanti perché praticano la domanda, l'abito della domanda. Un faraone egiziano non pratica la domanda, il grande sacerdote egiziano non pratica la domanda, pratica tutt'altro, è un altro soggetto, non è né meglio né peggio, è un altro soggetto. Nel momento in cui emerge l'abito della domanda, esso costituisce i dialoganti. Come ne usciranno? Come potranno mai allora trovare una risposta? Chi risponderà loro? Il silenzio è impressionante per colui che domanda, infatti. Ma più profondo ancora, supponiamo che l'abito della domanda sia costitutivo non solo della filosofia, ma come noi occidentali siamo poi soliti dire, io aggiungerei fraintendere, supponiamo di condividere l'opinione che l'abito della domanda è l'uomo vero, è l'uomo civile, è l'uomo non più superstizioso, è l'uomo che è uscito dalle nebbie della preistoria, è l'uomo che finalmente consapevole di sé frequenta la verità in un atteggiamento critico domandante. Domanda per sapere, e chi gli dovrà rispondere se non l'inumano? La domanda si radica nell'inumano nel momento stesso in cui si definisce umana. Noi, i domandanti, siamo gli umani. Si sa che Blanchot diceva queste cose con un'interpretazione molto suggestiva del mito di Edipo, no? Edipo è colui che ebbe l'ingenuità di rispondere alla Sfinge. Ma nel momento in cui rispose alla domanda della Sfinge, tutti sanno qual è la risposta. La risposta è l'uomo. Bene, allora la verità dell'uomo sta nella Sfinge, sta in questo mostro sfingeo che si cerca di esorcizzare rispondendo l'uomo, cioè rispondendo con la comunità filosofico-politica degli uomini. Per questo Edipo porta la peste nella città, la peste del politico, come diceva appunto Blanchot. Vorrei ripetere, perché così è suggestivo, ma perché fosse invece chiaro concettualmente, no? Se la domanda costituisce l'umano, la radice della domanda è nell'inumano. Su questo non ci sono dubbi. Che cosa voleva dire Blanchot? È nel desiderio della Sfinge, nel desiderio che ancora non si è assoggettato alla dialettica della domanda e della risposta, alla dialettica della ricerca, e perciò parlava della peste del politico. Nonostante tutti straordinari valori della civiltà occidentale, la politica resta sfingea, cioè
nella politica, laddove si tratta di decidere, laddove si tratta di dare risposte alle domande, laddove non ci si trova in una accademia universitaria o scientifica dove si fa la ricerca asettica della verità, laddove si deve rispondere, chi risponde la sfinge, risponde Machiavelli in sostanza, cioè risponde il desiderio, cioè risponde il lato non umano, preumano, diciamo così, preumano rispetto alla civiltà della domanda e della risposta della verità come ricerca. Beh, insomma, è un po' duro da andare giù, no? Non è che si possono dire queste cose serenamente e tranquillamente. Deve dire queste cose vuol dire confrontarsi con i confini stessi di quelle cose che sopra tutte le altre noi filosofi quantomeno credo onoriamo, no? Vuol dire perimetrare, come si chiama a dire oggi, una verità costitutiva che ci mostra l'altra faccia, la faccia inquietante, la faccia pericolosa e oscura. Ma dicevo, le risposte possono essere due. Una appunto è quella che dice è nella domanda, nel ritorno a se stessi, nella sospensione attiva che la domanda è, sospende i saperi precostituiti, i pregiudizi, le tradizioni, la domanda tornando a se stessa, tornando addirittura all'intimità più propria, ma io poi che cosa so in verità, che cosa credo e con quale ragione, con quali motivi dico di credere, eccetera. A questo tipo di impostazione se ne accompagna un'altra, ovviamente di segno opposto, se no non sarebbe divertente, non sarebbe bello. Ed è quella, diciamo, di Hegel, visto che l'abbiamo citato prima, ma non solo di Hegel, è quella di Spinoza, che dice: signori, nella verità ci siamo già. Non si tratta di arrivare alla verità. La domanda socratica nasconde nella sua dichiarazione di non sapere, in realtà, non quel sapere di non sapere che si dice, ma quel non sapere di sapere che è in atto nella domanda stessa. Si sa troppo poco, diciamo così, quando si domanda quel che già in fondo nella domanda si sa. E allora si tratta di guardare questa seconda via che dice: la verità è ciò che ci comprende già da sempre, che comprende anche la domanda, ma non soltanto la domanda, e che in qualche misura mostra che il rapporto tra l'uomo, il linguaggio e la verità è indissolubile, è qualcosa di costituito prima ancora di ogni domanda, eccetera. Adesso io però, non so se arriverò a sviluppare così bene tutte quelle parti, comincio a esaminare il primo caso. Che ragione ha Nietzsche di dire quello che dice? Che ragione ha Blanchot di dire quello che dice? Sino a qui l'abbiamo detto in termini culturali, ma io non vorrei dirlo in termini soltanto culturali, fedele, credo, spero, alla idea di Fulvio Papi nel formulare questo titolo, questi incontri, e più fedele al tema dell'intimità. E allora, lasciando da parte queste già forti obiezioni, lasciando il sospetto, chiediamoci da capo: credi in te ipsum, torna in te stesso. E che cos'è te stesso? Chi sono io in quanto me stesso? Che cosa so tornando in me stesso? Cosa vedo? Cosa sperimento? Quali sono le verità che mi costituiscono nella mia intimità? E che significa che lo chiedo appunto a me stesso? Che cosa trovo in me stesso? Ecco, direi con ingenuità e non con pretesa, solleviamo di nuovo queste domande, no? Con serena ingenuità, tanto si sbaglia sempre in filosofia, quindi non faremo eccezione. Ma torniamo a chiedere, no? Che cosa troviamo in noi stessi? Chi è in me stesso? Credo che qui un'osservazione fulminante ci possa far risparmiare molto tempo. Lo chiedo a me stesso, chiedo in me stesso. Che cos'è me stesso? Me stesso è una parola. È la prima cosa che dobbiamo dire, che non possiamo negare, e che è piena di conseguenze. Quando dico torno a me stesso, in realtà torno alla espressione me stesso, anzitutto, qualunque cosa essa voglia dire. Certo, senza questa espressione non potrei neanche formulare la domanda,
neanche formulare la questione, neanche immaginare un cammino di ricerca, eccetera, eccetera. Anzitutto dico me stesso. E così, per così dire, mi intendo. Ma me stesso, essendo un nome, è certamente collegato a tutta la drammatica del sapere e non sapere, poiché ciò è proprio di ogni nome, o se preferite, del linguaggio. È solo di fronte al linguaggio che io mi chiedo cosa so, cosa non so, vale a dire cosa significa, no? Propriamente. Quando sono di fronte ad una parola sconosciuta, io posso acquisirla solo se me ne viene mostrato il significato, solo se mi si mostra che cosa essa significa. Ma allora, mettendo le cose in questo modo, noi potremmo osservare che ognuno di noi, senza eccezione alcuna, e qui direi quasi a livello antropologico, se si consente questa generalizzazione, che non vuol dire che tutti gli uomini fanno questi ragionamenti, ma che quello che diciamo può trovare conforto nell'esperienza di ogni uomo, io direi che tutti noi, ognuno di noi, una cosa ha imparato un po' alla volta, all'origine del dramma del sapere e del non sapere, ha imparato di essere un nome. Eh sì, c'è stata questa soglia. Questa soglia è quella soglia che ha scandito l'esperienza dell'infanzia alla esperienza di colui che parla. C'è stato un momento nel quale, nella vita di noi tutti, lo vediamo nell'esperienza dei nostri bambini, il suono della voce non aveva significato, aveva magari senso, cullava le nostre notti, o accompagnava le nostre poppate, ma non aveva significato, non era un nome. C'è stato un momento in cui questo è accaduto, e naturalmente è un momento, come dire, ideale, no? È un'approssimazione di soglie. Ognuno di noi quindi ha imparato un po' alla volta di avere a che fare con un nome, cioè con un suono della voce che gli si rivolge. Ah, è un'esperienza straordinaria se la si guarda attentamente. E farò subito l'esempio che altre volte faccio per dire questa cosa. L'esempio a tutti noto, che il bambino che impara a parlare non impara a parlare in prima persona, ma impara a parlare in terza persona, come è noto. Cioè il bambino non dice io ho sonno, ce ne vuole prima che dica io ho sonno, dice Pierino ha sonno, Pierino ha fame, Pierino adesso piange, Pierino vuole essere preso in braccio e così via. Modo di esprimersi che ci fa sorridere, che è così tenero e commovente, ma sicuramente sbagliato, pensiamo noi, sbagliati siamo noi. Pierino dice giusto, Pierino dice esattamente quello che deve dire, solo noi che siamo al di là della soglia del linguaggio da tempo immemorabile, appunto perché abbiamo perso memoria dell'attraversamento di questa soglia, solo noi troviamo che il suo modo di esprimersi è scorretto perché non siamo più in grado, non ci ricordiamo di come si sta nella sua esperienza. Ma se solo facciamo attenzione, cerchiamo di rianimarla, allora ci rendiamo conto che il bambino sta dicendo quel che intendete voi a sonno, quel che intendete voi a fame. Lui sta imparando questo nesso tra la sua vita vivente, desiderante, tra i suoi impulsi e il fatto che gli si rivolge la parola e gli si offre un nome. E quindi giustamente sta in questa esperienza e la descrive perfettamente dicendo Pierino a sonno, quel che intendete voi a sonno, non quel che intendo io, naturalmente, che ancora non ce l'ho. Cioè potremmo dire, ma è chiaro che questa è tutta una serie di proposizioni che mentre io le scrivevo dicevo vedi come è difficile fare filosofia, che sono già tutte sbagliate perché scritte da un adulto, no? Però cominciamo a fare l'errore per poi correggerlo, ha ragione perché lui sa bene per sé che non è Pierino. È ovvio che io non ho il diritto di dire questo, lui per sé non sa ancora ben nulla, sta cominciando a sperimentare che gli si dice Pierino. E questo lo riferisce alla sua vita vivente. Ma allora, per mostrare la nostra scollatura da questa esperienza, come dicevo, immemorabile, possiamo avvicinarci dicendo così: lui sa benissimo che non è Pierino,
La sua vivente esperienza glielo mostra da sempre. Niente per lui è più manifesto che la sua vita vivente, i suoi impulsi, i suoi desideri, i suoi timori, le sue gioie non sono un segno e non sono una pratica di nominazione. Niente gli può essere più evidente di questo. Lo sa profondamente, senza dirlo linguisticamente. Solo che ora accade la grande cosa, che il povero Pierino, che prima non era nemmeno Pierino e che non era in alcun modo nominabile, ora si spacca in due. Ora la sua vivente esperienza si divide in due, perché da un lato lui ottiene un nome per riflesso, interiorizza quel nome col quale noi ci rivolgiamo a lui, no? Per cui può dire che ha fame, eccetera, eccetera. Ora lo sa che lui è questo nome, che per riflesso ha interiorizzato e impara a usare in tutte le circostanze, anche con una certa astuzia, naturalmente, no? Ora lo sa e usa il nome come espediente, appunto, per dare corso ai suoi desideri. Ma qui, in questa duplicazione tra i suoi desideri e il nome dei suoi desideri, comincia il dramma umano, troppo umano, del sapere umano. Qui comincia appunto la tragedia del sapere, se vogliamo dire così, o la sua catastrofe. Perché? Dico alcune cose che credo sufficienti a dare un'indicazione generica del tutto. Beh, perché nel momento in cui Pierino accoglie per riflesso l'autoriferimento attraverso il come voi mi dite, l'autoriferimento attraverso il come voi mi dite, ah dunque io sono Pierino, perché questo sarà il punto d'arrivo, ah dunque io sono Pierino, e Pierino si iscrive nel nome, appunto, no? Tutta la sua vivente esperienza si iscrive, si trascrive nel nome che lui è per gli altri, ben inteso, per gli altri retrocessi in sé, in parole molto comuni, ormai sono gergo comune, si iscrive nella legge del padre, si iscrive nella legge del nome e quindi si iscrive nella legge del padre, cioè si iscrive nella legge della intersoggettività umana dialogante, come noi diremo con il nostro gergo, che poi guardato da vicino non è così complicato come sembra, no? Si iscrive essendo il tu degli altri io ed essendo l'io degli altri tu. Quindi entra in questa legge comunitaria degli uomini, la legge del padre, appunto come siamo soliti dire, quella legge del padre che lo eguaglia a tutti e tutti sono eguali a lui, ma diciamo meglio, che li eguaglia a tutti per la vita e per la morte. Cioè li inserisce in una comunità di parlanti che in quanto comunità di parlanti sanno la cosa che tutti i parlanti sanno, sanno che si deve morire e questo solo i parlanti lo sanno, nessuno che non sia parlante può avere l'evidenza della morte, cioè la differenza tra il vivente e il nome, ed entrando nella comunità dei parlanti che sanno la morte, entra nella comunità dei parlanti che sanno nel contempo la vita eterna. Cos'è la vita eterna? È la società, è l'eternità del nome, è l'eterna legge del padre. Io sono italiano, sino a che questa lingua risuonerà. E tutti coloro che verranno ai nostri nomi saranno italiani, cioè saranno eternamente salvaguardati nella legge del padre che li fa eterni perché mortali. Questo impara che arriva attraverso la lingua, no? Impara, come dire, il destino antropologico dell'uomo che sa la morte e quindi la vita eterna della legge del padre. Non ha molta importanza dire che diciamo del padre e della madre, sono questioni ulteriori sulle quali si può riflettere, ma quando dico del padre intendo di colui che genera e quindi dà la vita eterna attraverso il nome, perché ben inteso i generanti invece muoiono, come vedono bene coloro che parlando fanno differenza, il corpo resta lì, il nome resta qua, eternamente presente nella tomba, no? O idealmente presente. Quindi impara in sostanza la, dicendola alla Kant, la immortale, universale legge dei fini.
tutti nella comunità siamo un fine, non un mezzo, la voglia della globalizzazione, siamo tutti dei fini, perché se no non saremmo in una comunità e non possiamo mai essere ridotti a mezzo, perché se fossimo ridotti a mero mezzo non saremmo più esseri umani parlanti, non potremmo parlare, non potremmo dire la verità, appunto, no? Pietro impara tutto questo, figurati, no? Un po' alla volta entra in questo mondo che è il regno dei fini, è lui stesso fine dei fini, cioè lui è un fine per gli altri come gli altri sono un fine per lui. Ma quando impara questo, impara il grande dramma della intimità di ognuno di noi, impara la differenza, perché non si dimentica, non potrà mai dimenticare che lui non è il nome, che il nome gli è venuto, per così dire, dal di fuori, per rispecchiamento, per riflesso, perché lui si sa nel nome, certo, quale altro sapere avrebbe? È col nome che comincia propriamente il suo sapere, ma non sa più allora o chi è lui o che cos'è il suo desiderio, che cos'è il suo desiderio, che cos'è la sua vita vivente, innominabile e innominata, che cos'è quella falda vivente che prima del nome e accompagnandosi al nome continuamente lo abita appunto nella più profonda intimità. E infatti, come tutte le norme della saggezza umana dicono, le religioni, le filosofie, ma più semplicemente come l'esperienza di ognuno di noi ci insegna, Pierino, cioè ognuno di noi, non sa più fare i conti col suo desiderio. Qui comincia il grosso dramma. Non sa più fare i conti col suo desiderio, perché il suo desiderio non è quello di Pierino. E nello stesso tempo anche lo è, perché lui ha interiorizzato questa figura pubblica, questo essere fine dei fini. Cioè lui non è quel soggetto comunitario cui è inibito di rendere gli altri mezzi e meri oggetti del suo desiderio. Lui non è questo soggetto comunitario, però desidera anche esserlo, perché solo così è accolto nell'amore, nella considerazione, nel rispetto, nel rispecchiamento, nel dialogo, nella legge, nell'eternità, nell'eternità dei benfini della vita che va al di là della vita dell'individuo. E allora ecco che la sua intimità saputa, e badate, solo ora è saputa e solo ora è un'intimità, perché l'intimità nasce solo in questo conflitto, prima non c'è né esternità né intimità, né pubblico né privato, diciamo così. E così la sua intimità saputa patisce tutte le contraddizioni dell'essere umano, tutto il dramma esistenziale, chiamiamolo dire. Infatti ora Pierino ha due desideri in contrasto, dicevamo, essere accolto e riconosciuto nel nome come fine, ma anche dare corso al suo desiderio inevitabilmente ineguale, cioè un desiderio che vuole per sé, non per la comunità, che vuole essere amato nella sua individualità più concreta, che vuole, in parole povere, tutto, perché il desiderio vuole tutto, non vuole entrare a patti, non vuole venire, come dire, in un dialogo che stabilisca che invece questo è lecito, quello non è lecito. E a Pierino dicono: ma perché picchi il tuo fratellino, lo vuoi forse uccidere? Già, che enormità e che ovvietà al tempo stesso, questa enormità che gli si rovescia addosso, forse che è proprio così che io lo voglio uccidere, ma d'altra parte forse che non lo desidera. Forse che questa evidenza originaria, semplice e pura, pre-linguistica, non è quello che è, con cui lui ha a che fare, no? Con cui deve fare i conti, e che insorge così come insorge, e non basta condannarla perché lui non ce l'ha più. Deve fare i conti con questi due poli che entrano in profonda contraddizione. Allora, essere un fine universalmente riconosciuto, avere un nome riconosciuto come quello dell'amato fratellino, che lo odi soltanto, no? È terribile, lo ama pure, no? Oppure il suo altro desiderio che gli hanno spiegato non essere possibile, no? E che però è insopprimibile. Da questa breve descrizione, perdonate l'estrema succinta maniera di parlare di queste cose così complicate,
Credo che una notazione sia possibile ricavarla abbastanza in generale e la esprimerei così. Allora, se le cose stanno in questi termini, l'invito a tornare in se stessi, torno in me stesso e trovo l'altro. Questo è il punto, che non trovo mai me stesso, che non mi trovo mai. Nella migliore delle ipotesi mi trovo spaccato in due, ma poi in realtà non mi trovo neanche spaccato in due, ma in mille pezzi dionisiaci, come lo specchio di Dioniso, no? Che va in mille frammenti. Certo, perché trovo sempre gli altri nella formulazione dell'essere uno di loro. Sono uno di loro. Cosa vuol dire che sono uno di loro? Che sono conforme a loro, che sono fatto come loro, che mi hanno fatto loro, parole povere, mi hanno spiegato la legge del padre. Mi hanno dato una lingua per esprimermi, mi hanno dato una tradizione, dei costumi, delle credenze, degli abiti, tutta una serie di cose che certo non mi sono dato io, perché io sono un io, cioè un nome, solo nel momento in cui aderisco alla legge dell'altro, mi conformo, divento uno di loro, appunto. Cioè tutto ciò che io sono lo devo a loro, lo devo agli altri, non mi appartiene, anche le mie più profonde meditazioni e riflessioni, anche questo modo, no, di parlare, gesticolare, riflettere, di gran parte da me, parte appunto da Socrate, parte chissà da dove, parte da Adamo, parte da una catena di umanità, di lingue, di saperi, senza i quali nemmeno questa mia parola, che di solito io considero così mia, no? Ognuno di noi ci tiene molto alla sua individualità, vedi, non è nulla. Dobbiamo innanzitutto metterci di fronte a questa prima sgradevole o gradevole, forse non è questione di giudicare, ma di vedere, no? Di fronte a questa semplice verità, che tutto quello che mi costituisce nel mio proprio non è mio, è ereditato, è accaduto, è venuto. In un altro tempo avrei ragionato in un altro modo, pensato in un altro modo, non sarei stato un filosofo, chi lo sa? Certo, forse mia è la combinatoria di tutte queste cose, no? Nel senso che ognuno è un individuo in quanto individua nel suo essere vivente tutta una serie di influenze che gli sono pervenute. Certamente questa combinatoria, questa cifra, possiamo chiamarla individuale, ma poi i contenuti di questa combinatoria sono tutti altri. D'altronde, per chi ha la mia età è molto facile sperimentare, basta leggersi leggere una propria lettera oppure leggere un proprio saggio su uno di quei malati che scrivono i saggi come noi filosofi, e subito avere il senso dell'estraneità. Guarda cosa scrivevo 20 anni fa, ma erano proprio cretinati, insomma, no? Oggi non sono assolutamente d'accordo su... E noi ci sentiamo rinforzati da questa esperienza, come si è costituito Dio, come è cresciuto, magari sarebbe cresciuto, per carità, ma è cambiato. Le influenze degli altri lo hanno modificato, ha preso altre cose dagli altri. Niente da sé, non ha senso parlare di un sé che non sia un sé per gli altri. Io sono sempre uno di loro, appunto, uno di loro. Ma oltre a ciò, oltre a essere questo linguaggio che mi parla, questa domanda che mi domanda, questa esperienza occidentale della domanda, per esempio, come dicevamo prima, sono anche la figura dell'altro e la figura del mio desiderio. Che cosa mi è più estraneo se non il mio desiderio? Di solito non ci facciamo molto caso quando per esempio siamo molto impegnati a dare corso ai nostri desideri, ma non appena questo diventa problematico, direi che diventa sempre in me problematico dare corso ai propri desideri, immediatamente ci scontriamo con questa vita vivente, ribollente, titanica, avrebbe detto Nietzsche, che talvolta abbiamo, direi, il coraggio di guardare con un senso di estraneazione, no? Ma io che ho a che fare con questo desiderio? Perché devo essere continuamente mosso da questo impulso terribile? Perché non mi sto quieto, insomma? Ma desidero sempre qualcosa, quantomeno essere riconosciuto, quantomeno essere lodato, quantomeno essere apprezzato, essere amato. Che ho a che fare io con questa vita che mi conduce, con questa verità anonima che mi attraversa, con questo desiderio oscuro, insaziabile, insensato, indicibile, con questo corpo oscuro, con questa tigre, diceva Nietzsche, no? Noi stiamo tutti sul dorso di una tigre.
ma non abbiamo la chiave per guardare nelle nostre viscere, no? Per guardare la profondità del divenuto che ognuno di noi è, della storia innominabile, infinita, della vita vivente di cui siamo l'ultimo approdo. Quindi siamo, guardando dentro noi stessi, nella costitutiva differenza e distanza incolmabile. Siamo in una situazione nella quale la domanda di partenza, ma che è poi in me stesso, è una provenienza ed una destinazione in alcun modo circoscrivibili, afferrabili, identificabili, ma sempre in un movimento inquietante, si potrebbe dire. Siamo sempre su quella soglia, e questa è un'immagine antica e forse ora si comprende attraverso questo giro quanto sia profonda. Siamo su quella soglia dove l'animale e il Dio si eguagliano, dove l'animale e il Dio sono il medesimo, dove il desiderio e la legge del padre sono la stessa differenza, la stessa lontananza, la stessa impossibilità di comprensione. Redite insum interiore omine habitat veritas, ma allora è questa la verità? La verità è l'ineffabilità mostruosa del Dio, o amorevole, grandiosa, estatica dell'animale? Possiamo metterla in termini positivi, negativi. Allora questa comprensione non è forse sempre quella della metafisica da un lato, della teologia apofatica dall'altra, cioè non è sempre quella domanda che per sua natura, proprio perché domanda in nome del nome, non può avere risposta, poiché la domanda stessa si è messa in esilio. La domanda stessa è l'esilio dell'essere umano, è la contraddizione intima dell'essere umano. Due battute per la seconda via. La seconda via dice una cosa molto interessante. Non facciamoci la testa, insomma, non guardiamo le cose solo da questo punto di vista, ma così poco. Insomma, può essere anche interessante, ma certamente pone inquietudine, no? Dire a una persona, a qualunque persona, e quindi a noi stessi, tu non sei nessuno, sei gli altri. Se la vita diventa anonima, sei sostanzialmente la differenza dell'altro, senza poterne mai venire a capo tra due poli che si congiungono e si contraddicono nel medesimo punto. Ecco, forse la lettura positiva di questa versione, la seconda via, è quella che, anticipando molto, ma poi cerco di spiegarmi, potrebbe rispondere: ma guarda che va bene così, no? Cioè che ogni ipotesi d'altro genere è illusoriamente risolutiva, che non si tratta di tornare all'animale o di ascendere a Dio. Nell'un caso o nell'altro tu non ci sei più. Uno può anche fare il piacere di non esserci più, questo è un altro discorso, lo terrei a margine. Ma per colui che vive la domanda come domanda umana, o la filosofia come una espressione dell'umano tra le tante che ci sono, appunto, come dicevo prima, perché non l'orario, perché non la profezia. Certo, ma per colui che vive nella differenza della domanda, nella alienazione, se volete usare una parola di tempo molto usata, della domanda, per costui l'umano è lì. Se lo regrediamo all'infante o se lo facciamo andare subito in paradiso prima del tempo, insomma, l'uomo non c'è più. Non c'è più questa esperienza umana. Allora la seconda via non è una risposta, è una richiesta di sostare su questa condizione, di non guardarne solo gli aspetti negativi, il dramma umano, ma è un dramma nel senso che ci sarebbe una soluzione, che ci può essere una soluzione, o è un dramma il considerare appunto che ci debba essere, e non comprendere che in questa situazione l'umano, nel bene e nel male, in tutto ciò che è, si manifesta nella sua peculiarità e forza. Quello che ci dà un avvio a comprendere questa seconda strada è una constatazione mi pare inevitabile. La prima via ha mostrato che il nostro essere soggetti significa semplicemente essere in soggezione. Questo è il fatto.
la famosa rivendicazione della soggettività, dell'intimità più propria, dell'individualismo occidentale, poi in sostanza guardata davvero cosa sono nel mio me stesso, indica che io sono soggezione alla legge del padre, soggezione al corpo della natura, se vogliamo dire così, in fretta per intenderci, e allora non c'è da essere molto contenti o molto entusiasti della nostra soggettività, se soggettività è soggezione. Credo che il primo passo che la seconda via potrebbe mostrare è che ogni figura della soggettività, essendo soggezione all'altro e prendendosi però come la propria verità, è nel contempo un essere in errore. Io tutte le volte che identifico la verità con la mia figura, che è sempre la figura dell'altro, alla quale sono soggetto, e non della quale sono soggetto, allora io in questa identificazione, verità e quello che trovo tornando in me stesso, sono in realtà in difetto, diciamo, rispetto alla verità. Sono nella verità, sì, ma sono nella verità in una figura difettiva della verità, in una figura che non è ipso facto la verità, è un annuncio di verità, è una figura di verità. Quindi il mio essere sempre l'altro dell'altro è ciò che mi mette in difetto e che a tutti noi mostra in difetto. Non siamo mai in accordo con la verità pubblica che pure ci costituisce, non siamo mai in accordo con i nostri impulsi, desideri, perché non li riconosciamo come nostri, perché diciamo io sono soggetto a loro e non loro sono soggetti a me. La saggezza antica su questo insisteva molto, no? Gli storici, di cui il desiderio va bene se sei tu padrone del desiderio, ma anche questo è un desiderio, quindi la cosa diventa piuttosto difficile, evidentemente. Allora, se io sono in questa soggezione, se io sono altro dalla legge, altro dal desiderio che mi abita, altro dalla comunità, altro dall'individuo, poiché individuo e comunità sono il medesimo, si costituiscono insieme, altro dal pubblico e dal privato, altro dall'orrore della storia, con i suoi carnefici e le sue vittime, ma altro anche dalla banalità del male quotidiano, della vita quotidiana, a cui penso che Papi pensasse quando parlava, dava questo titolo, no? La banalità della vita quotidiana, del suo male quotidiano, no? Della sua inevitabile, ineluttabile piccolezza, no? La piccolezza delle nostre inquietudini o la piccolezza delle nostre piccole malvagità, insomma, tutti quanti noi siamo soggetti a queste cose. Allora questo ritorno in me stesso, questo ritorno alla soglia, questo ritorno ad una consapevolezza della soggezione in cui siamo nella soglia, ecco, questo ritorno è un ritorno, secondo me, che può ancora fare uso della filosofia, può testardamente, a qualunque costo, guardare la verità della soglia, a qualunque costo determinare quella attiva paralisi che è una domanda. Allora questa domanda, rivisitata dopo tutte queste critiche, dopo la consapevolezza di tutta, come dire, la limitazione che sta nell'abito stesso della domanda filosofica, attraversato questo deserto del dubbio e della desolazione, tornare sulla domanda, la capacità di sostare, di lasciare indecisa la verità, il senso più profondo, questa mi sembra una nuova maniera di atteggiarsi di fronte alla questione della verità, alla questione della intimità. In questo caso il ritorno all'intimità non è il ritorno illusorio che dice dentro di me troverò la voce che parla e che mi dirà la verità. No, no, questa è la voce del padre. E nemmeno io ascoltando me stesso troverò la voce, istinto, l'impulso ribelle. Questa è una voce che chissà da dove viene, ma che fa pugni col mio nome, col mio bisogno di verità. La verità è verità condivisa, del linguaggio. Allora questo tornare ad una verità indecisa significa tornare in se stessi come soglia, non come sostanza, come transito, come indecisione nella decisione. Di solito quando io parlo di indecisione tutti dicono: ma l'umanità di indecisi non è molto divertente. Ma
cari amici, noi decidiamo sempre, nessuno potrà mai impedirci di decidere, dobbiamo decidere, siamo motivati in ogni istante, state tranquilli, non sarà possibile restare fermi, c'è però un modo di restare indecisi nella decisione, cioè aperti, diciamo così, al transito della verità, cioè alla comprensione che si è nella verità come transito, come luogo che la trasmette in errore. Non può che trasmetterla in una figura, ma la trasmette. Ecco, questa consapevolezza della differenza che ogni soglia è, della intimità del transito che la verità comunque compie in ognuno di noi, forse potrebbe essere l'apertura verso una nuova visione etica del fare filosofico, se posso dire così. Mi fermo. Grazie. È pieno di problemi, alla fine c'è una curva dove possiamo e dobbiamo essere, però si può riaprire, non ha nessuna riluttanza di aprire, venite un po' di riaprire il discorso. Io dovrei essere il professore, e invece no, non la so.
Dunque, le battute sono tragicamente banali, come banale è il male, dicevo io prima, no? Come si può morire perché si è un centimetro più in qua o un centimetro più in là di dove passa la pallottola, no? La domanda della Sfinge è un indovinello che suona così: qual è quell'animale che quando è che nelle diverse fasi, diciamo, della sua vita cammina con quattro, con due e con tre gambe? E la risposta ovviamente è l'uomo, perché il bambino ha quattro gambe, l'uomo adulto ha due e il vecchio ha tre. Più cretino di così non potrebbe essere, no? Eppure su questa cosa cretina ne vale la vita, perché chi non risponde alla Sfinge muore. E chi corrisponde e crede quindi di avere ucciso la Sfinge. È molto bello, perché quelle pagine di Branchot sono straordinarie. È molto bella la considerazione che la Sfinge è più sfincia di quello che credeva. Ovviamente non è così cretina la Sfinge, no? Non è che pone questo indovinello stupido e quindi muore, no? La Sfinge viene interiorizzata dall'uomo, cioè da colui che, rispondendo all'uomo, dice il senso del tutto è l'uomo. Cioè il senso del tutto è la politica e la tempo, avrebbe detto Platone. Perché c'è il mondo? Perché ci sono le stelle? Perché c'è Dio? Perché c'è l'uomo? Perché c'è l'istituzione umana, la religio, il legame che lega tutti gli uomini, che sono il sale della terra. Quindi la risposta alla vita è l'uomo. E questa è la peste del politico. La peste del politico che affligge la società umana stessa, dove la Sfinge, che prima era fuori delle mura, adesso è entrata attraverso Edipo trionfante, no? Infatti non sa, lui Edipo è colui che ha violato tutte le leggi degli uomini, no? L'incesto, ha ammazzato il padre, ovviamente ha ammazzato il padre. Non soltanto, ma la peste del politico è in ognuno di noi, cioè nel fatto che il nostro intimo, come si dice nella Repubblica di Platone, è già un piccolo Stato, no? È il modello dello Stato, dove il conflitto tra i desideri, gli istinti, gli impulsi omicidi, come diceva Freud, e la legge morale che ognuno di noi è, le due cose sono assolutamente vere entrambe, no? La legge morale che ognuno di noi è, confligge di continuo. E allora ecco che la risposta del tipo era innocente, in fondo, o superficiale, aveva compreso la domanda d'insieme, dice Blanchot, e pensa a Hegel, al sapere assoluto, la totalità, no? Ha risposto alla domanda d'insieme, non ha compreso la domanda più profonda, la domanda mostruosa, vale a dire quel tanto di mostruoso che è nell'uomo. Non so se... Su come era posta il problema? Certo, poi i miti religiosi, per esempio, queste cose sono benissimo, no? Venga qui, signora, questa è la sua promenade. Uno dice, beh, se sono finite in un vicolo cieco,
dobbiamo cambiare strada. Ma se cambio strada, seguendo la sua indicazione, se cambio strada, mi si dice di accontentarmi della verità come transito, e quindi di accontentarmi del piccolo cieco in cui mi sono trovata, dove per forza, per riconoscermi come me stesso, devo riconoscermi come l'altro, ma riconoscendomi come l'altro, direi alla fine mi riconosco come me stesso e come il desiderio è innominabile, quindi alla fine non trovo nulla. E questo direi è recuperare il senso etico di far filosofia, diciamo, ma non ci porta nell'ambito di un percorso scettico, di uno scetticismo radicale, dove forse queste non sono due vie, è sempre la stessa via, dove la seconda ci dice stai contento della prima. Non è possibile trovare una via in cui sì, è vero, sono una verità come transito, sono una piccola verità, ma sono anche la certezza della mia piccola verità, disponibile direi a cambiare la mia verità, ma nel momento in cui trovo la mia certezza mi accontento della mia certezza e dalla mia certezza guardo l'altro, interpreto l'altro, per cui l'altro non è più direi un altro direi che non conosco, che serve soltanto a farmi riconoscere come inconoscibile. Io interpreto l'altro e interpretando l'altro direi cerco di pormi con l'altro in una posizione dinamica e probabilmente riceverò dall'altro direi la stessa dinamica contraria, una dinamica in cui dall'io vado all'altro, dall'altro torno all'io, ma nella chiarezza di una piccola certezza, la certezza del mio momento storico in cui vengo operando. Bello, bello, è una conferenza in sintesi che lei ha fatto, molto bella. Sì. Naturalmente non sono d'accordo. No, ma adesso al di là delle banalità, io credo che lei abbia inteso molto bene la descrizione della prima via, che poi ha preso anche più tempo per ovvie cose, ma non ci siamo intesi sulla seconda, che avrebbe avuto bisogno, tra l'altro, non credo che avrei potuto esaurire in una conferenza, non perché chissà quali profondità da dire, ma perché è difficile intendersi, insomma, in questa metabolè, in questa trasformazione. E farei queste osservazioni. Molte delle cose che lei dice, poi io le condivido, non è che siamo così lontani come può sembrare. Però mi consenta, quando lei dice io sulla base della certezza, sia pure piccola, storica, ecco, è storica, diventa di nuovo una cosa difficile sulla quale intendersi cosa vuol dire storica, ma adesso capisco cosa lei vuol dire. Quando lei dice io però una qualche certezza della mia figura ce l'ho ed è a partire da qui che interpreto l'altro, poi però ha dovuto subito correggersi, giustamente, se non l'avesse fatto sarebbe stato sin troppo facile obiettare, no? Ha detto certo anche mutando verso l'altro, no? Perché il rapporto con l'altro mi trasforma, appunto perché io non sono niente se non questo rapporto con l'altro, non è per bontà d'animo, diciamo così, non è per bontà d'animo che la Chiesa Cattolica cambia idea da un secolo all'altro, non è per bontà d'animo, è che non ne può proprio fare a meno, perché non può assolutamente rimanere ferma alle sue verità, perché nessuno può rimanere ostinatamente fermo alle sue verità, perché le verità non esistono in questa forma. Le verità non sono i significati, o soltanto i significati, sono appunto il transito dei significati. E il me stesso contorno è la consapevolezza che il me stesso è un transito. Ecco, l'altro punto nel quale è evidente che noi parliamo con, diciamo magari le stesse parole ma le sentiamo differentemente, è che lei trova quello che a me entusiasma, diciamo così banalmente, lei lo trova deludente, ma lo trova deludente perché pensa a quell'altra verità, perché non la molla. Ma questo è il fatto che c'è lì aggrappata e per lei verità è che a un certo punto si sacca la verità e che questa verità sia lì evidente nei suoi contenuti. Bene, io le dico, questa non è la verità, molto semplicemente, questa verità non esiste, questa verità è il nostro essere in errore nella verità, necessario transito della verità, per cui non abbiamo da vergognarci dei nostri significati, ma abbiamo da intenderli come transito e occasione di verità, perché la verità transita, semplicemente questo. Questa è una grande
grande visione, non è una piccola visione, non è affatto scettica. Lo so che può dare questa impressione, perché è chiaro che a uno che vuole la verità, che sia codificata in una evidenza, vedrò il volto di Dio. Con quale volto? Già se diciamo con quale volto, non è più il volto di Dio, evidentemente, no? Nel mio, nel suo. E allora bisogna comprendere che i volti transitano e che la loro verità è transitare. Voglio una espressione della verità che mi dica il senso del tutto. E come l'ho detto, questo dire cade in errore, perché la verità è più forte dei nostri significati, è qualcosa di più profondo, è qualcosa di più vitale, è qualcosa che ci coinvolge nel nostro essere figure in errore. Ma quando diciamo figure in errore, diciamo la nostra gloria, non diciamo la nostra desolazione e disperazione, diciamo appunto che non siamo né cose, né animali, né esseri immaginari, ma appunto uomini che abitano il dramma della verità e che lo mettono in scena quotidianamente, e che nel metterlo in scena lo disonorano, lo onorano, lo amano, lo odiano, quello che siamo. Ma quello che siamo non è così deludente come potrebbe sembrare la descrizione della prima via. Lo è se continuiamo a credere che ci sarà il punto della verità, il luogo della verità che sta. Ecco, questo direi che la rivoluzione etica del nostro tempo ci sta insegnando, forse, oppure queste sono vane ciance. Non si risolverà la questione ovviamente in una dialettica, si risolverà nella vita degli uomini, in quello che diventeranno gli uomini. Queste parole che ci diciamo sono modi di riflettere su quello che stiamo diventando, evidentemente, no? Contributi a quello che stiamo diventando, e bene che siamo anche tutti diversi, no? Perché il contributo è tanto più ricco quanto più impariamo gli uni dagli altri, no? E io sono felicissimo di imparare da lei che queste parole rischiano lo scetticismo. Le dico, se qualcosa le viene dalle mie parole, guardi che l'intenzione è opposta, le può dire, è proprio un cattivo modo di esprimere questa intenzione opposta. Io posso dire, non si è messa sul punto giusto per vedere. Ma questo è contingente, tutte e due siamo in errore. Però non è un errore la verità che ci fa parlare così oggi, che transita così nelle nostre vite, nelle nostre esperienze. È quella l'evidenza, è lei stessa l'evidenza. E sono d'accordissimo su questo. Abbiamo da compiacerci di essere capaci di guardarci e di accettarci nel nostro essere in errore come ricerca della verità in questo senso. Però adesso lei può rispondere all'infinito e molto bene come ha fatto poco fa. Grazie a voi. Io vorrei che ci soffermassimo un attimo sul tema del desiderio, perché qual è questo desiderio come tigre inguardabile? Diciamo che veramente questa parte della soglia, diciamo, perché mi sembra che poi noi invece nel linguaggio comune chiamiamo desiderio anche la soggezione all'altro, cioè insomma questo desiderio, così come lo interpretava Nietzsche, invece qual è questo desiderio che in fondo non è altro che un essere di nuovo sottoposti semplicemente ancora alla legge del padre o alla legge dell'altro, se vogliamo, non so se sono stata chiara. Nietzsche parla del desiderio con l'immagine della tigre, perché parla di un desiderio insaziabile, no? In questo senso feroce, ma naturalmente non c'è solo il desiderio insaziabile e feroce. Platone parlava, e poi Hegel, e torniamo sempre lì, quanto tu hai ragione, Platone e poi Hegel parlavano del desiderio di riconoscimento, anzitutto del desiderio di eonexia, di supremazia, ma poi del più profondo desiderio di riconoscimento. E credo che questo sia il punto più interessante, ve lo penso io. Naturalmente del desiderio si possono fare analisi in molti segni, no? In molti modi, ma quello che mi sembra essere caratteristico di quella soglia che descrivevo dall'infanzia all'uomo che parla e quindi all'acquisizione del nome è effettivamente, essenzialmente, desiderio di riconoscimento. Io sono riconosciuto nel nome, no? E ti riconosco nel nome.
In questo senso si stabilisce una comunità, tutti siamo il nome del nome, siamo il nome dell'altro, eccetera, ma nello stesso tempo però si istituisce sulla base di una ineguaglianza, dicevo, no? Che cosa intendo dire quando parlo di ineguaglianza? Ma molto banalmente, semplicemente, che colui che desidera essere riconosciuto è in una ineguaglianza rispetto a colui che lo riconoscerebbe, e colui che è gratificato di essere colui che riconosce è in ineguaglianza, in una ineguaglianza rispetto a colui che desidera di essere riconosciuto. Ecco, tutta la dinamica del desiderio, letta per esempio come la presenta Platone nella Repubblica, sta in questo punto. Trasimaco, la famosa figura, no, del tiranno potente, del tiranno che dice tutti i valori dipendono dalla forza, no? È la forza che stabilisce la legge viene dopo, prima viene la forza. Però c'è una obiezione fondamentale, questa che è indubbiamente una maniera d'agire, no? Nella vita dell'uomo molto diffusa, c'è un'obiezione che laddove il desiderio di riconoscimento non è lasciato nella libertà del riconoscimento dell'altro, non c'è appagamento del desiderio. Cioè io posso sottomettere l'altro come un mezzo, e questa è la faccenda, no, kantiana, non è una cosa moralistica che noi dobbiamo, perché siamo tutti per bene, accettare che tutti sono figli e che gli altri non sono mezzi. No, la cosa più gronda lacrime e sangue, se io riduco tutti gli altri a mezzi, il mio desiderio resta insoddisfatto, perché il mio desiderio è di essere riconosciuto, ma posso essere riconosciuto solo da colui che è libero di riconoscere o di non riconoscere. E nello stesso tempo colui che viene in qualche modo sollecitato a essere chi mi dà il riconoscimento deve aspettare che io glielo chieda questo riconoscimento. Cioè è il contrario, insomma, della logica baronale accademica. Io sono un maestro se tu mi dici maestro, no? E viceversa, non se me lo dico io se te lo impongo, no? Tutti in piedi perché è stato il maestro, no? Questo non vuol dire niente, se tu non lo fai spontaneamente o i tuoi occhi non lo fanno, perché non importa che cazzo in piedi. Io sono fallito sin dall'inizio, il mio desiderio è innevato. Allora, chiedi una cosa, sul desiderio, però c'è un elemento narcisista, perché uno desidera sempre di essere riconosciuto per quello che uno stima di sé, per la valutazione che uno dà di sé. Il personaggio che viviamo voleva addirittura la libertà, voleva essere un soggetto libero. Io non so, il poeta provenzale vuole essere riconosciuto in quanto amante, no? Quindi c'è sempre un contenuto narcisistico nel voler essere riconosciuto, no? C'è sempre questo elemento narcisistico che è ineliminabile, perché se no si è costretti a dire voglio essere riconosciuto nella mia essenza di eccetera eccetera, e questo noi non ci andiamo a finire. Quindi l'elemento narcisistico è l'elemento sempre della determinazione del desiderio di riconoscimento. Sono d'accordissimo con quello che dici, è perfetto, ma cioè il desiderio narcisistico si declina poi nella pubblicità dei saperi, cioè se io cresco in una società dove c'è il menestrello, posso innamorarmi del menestrello e desiderare di essere un menestrello. Certamente in quella società non posso desiderare di essere un capitano di industria perché non c'è. Quindi le figure le prendo in errore, no? Cioè nel loro errare nella storia degli uomini. Ma alla radice c'è quello che dici tu, lo specchio, no? Questa immagine è antichissima, vale a dire io non so chi sono se non mi vedo rispecchiato nel tuo desiderio di accoglimento, nel tuo desiderio di riconoscimento. E allora le figure del riconoscimento cambiano, ma l'esigenza di base resta. Questa, gli amici psicoanalistici direbbero, è però una radice vitale, cioè il tempo stesso è un luogo di pericolo, un luogo di possibile perversione, appunto, ma se tu la togli, togli ogni movimento alla vita dell'uomo, no? Una delle obiezioni più grandi del paradiso, l'immagine popolare naturalmente del paradiso è, ma quando saremo lassù, sai che noia, no? Va bene, ci sono altre osservazioni? Se preferite il silenzio, no? Oggi ho letto delle pagine molto belle. No, prego.
mi ha stimolato proprio questa ultima conversazione che abbiamo. Sì. Sul tema del desiderio, come desiderio di riconoscimento, che non si fa di essere soddisfatto, questo impulso insopprimibile che il desiderio abbia una soddisfazione. Forse proprio una dimensione deve essere una verità solo nella condivisione del linguaggio, quindi una verità condivisa, quindi una dimensione del pensare, in cui la stessa azione, lo stesso pensare è una dimensione dell'azione, quindi una dimensione anch'essa desiderativa. Forse allora proprio in questa dimensione in cui il desiderio è capace di negarsi, nella dimensione, nella capacità di comunicarsi, diventare una dimensione condivisa per comunicare e pensare, può ritrovare quella sua radice insopprimibile di soddisfacimento, come una radice anche una dimensione collettiva, storica, sociale, che forse quello che diceva che noi siamo una verità in divenire, siamo una verità che stiamo diventando questa storia dell'umanità. Forse questo è proprio è un tema da riportare, secondo me, in evidenza. Grazie. Questo è quello che lei dice, è la cultura, no? Quello che lei dice è la cultura. Naturalmente non bisogna avere esagerate, come dire, attese. La cultura è la cultura, la parola è la parola, il linguaggio è il linguaggio. Non è tutto, no? Se fosse tutto sarebbe per tutti. Però certo che magna pars dell'essere umano, no? Il mondo non lo salveranno i filosofi, il mondo occidentale che si salva senza la filosofia si salva male, probabilmente, o senza l'arte, senza la religione, eccetera, eccetera. Quindi la parola è indispensabile, ma la parola saggia sa appunto di non essere tutto, di essere un orco, di essere un luogo di possibilità e non l'esaurimento della verità. Ci sono altre osservazioni? Prego. Una parte di venire pure che devono sentire tutti quanti. Leggermente fuori tema, però siccome mi ha sempre indicato questa cosa, sì. Volevo capire perché Schopenhauer svanta così decisamente Hegel, siccome lei parlava di Hegel, ma per me è una cosa, non so, mi incuriosisce molto, magari mettendola in relazione con quello che diceva lui, cioè lo svanta, lo spronta, ecco. No, ma... La risposta prima è quella che stava cercando il mio amico Ari, che stavo per dare anche, perché era infinitamente geloso e invidioso di Hegel, sicuramente, perché desiderava essere lui Hegel nell'opinione degli altri, e invece dovete aspettare come uomo 20 anni almeno, dopo arrivò il successo, non dopo la Roma. Ecco, con parlare del 54 diventa un uomo di una fama universale, ma allora è Goethe. Gli era amico sin da quando lui era bambino, ragazzino, gli disse una frase molto interessante, gli disse: vedi Arturo, se tu non impari ad apprezzare gli altri non apprezzeranno te, che era molto caratteristico del suo carattere. Però questo sarebbe banalizzare, al di là degli eccessi critici di Schopenhauer, la questione era grossa, e non a caso Nietzsche ha avuto Schopenhauer come primo maestro, e mai Hegel. Hegel era sempre il nemico per Nietzsche. La questione appunto era di combattere un sapere assoluto che sembrava sin troppo perfetto, aver risolto tutto laddove riemergevano questioni che nel sapere assoluto non trovavano riposo, requie, anche se era difficile dirle uscendo dal sapere assoluto, come si sa, no? Sia Kierkegaard sia Schopenhauer si possono vedere, sono state lette come figure della dialettica hegeliana, però anche erano espressioni di un'esigenza che usciva dalla dialettica hegeliana, è la celebrazione della rivoluzione francese, insomma, per dire, della ragione che prende il potere, no? Mentre qui siamo di fronte ad una società dell'Ottocento che si rende conto che questa ragione che prende il potere ha in sé la peste di Edipo e che sfugge da tutte le parti un po' romanticamente, appunto, no? La Panishad oppure torna la rivelazione cristiana in una forma nuova e originale come quella di Kierkegaard, ma certamente sono reazioni che con tutti i limiti logici, diciamo, delle loro obiezioni sono vitali, cioè esprimono bisogni vitali. Io inteso nel suo discorso la presenza della mente, no, anche come mente sociale, della pulsione, mi sfugge un po' la parte che ha il corpo, che noi esiste e si declina in vari modi. Qui diamo delle parole, però non sono solo le parole che danno un corpo, il
corpo è un limite, e forse Edipo parla anche di un corpo che muta. Mi dice molto di più quando dice quello. Parla di un divenire e cambiamento. Sì, direi che quello che lei dice lo condivido pienamente, cioè c'è un corpo parlato, il corpo della scienza, no? Il corpo portato nella città, dissezionato, saputo, no? E quindi anche guarito in un certo modo, se dove si può. E c'è un corpo innominabile, o come diceva Artaud, corpo senza organi. Adesso vedo in Artaud il corpo senza organi. Ma diciamo è il corpo delle pulsioni. È quel corpo di cui parla la psicoanalisi, per esempio, quando parla del corpo vissuto del bambino. Il corpo vissuto del bambino non è il corpo biologico, non è il corpo fisiologico, è il vissuto primordiale che ovviamente ha a che fare con la corporeità. È chiaro che quando diciamo così già pensiamo in termini di biologia, evoluzione animale, ma queste sono, come dire, teorie. L'esperienza originaria mette in gioco un corpo che è sempre corpo-mondo, che è sempre bocca, come diceva, no? La non so, battaglia, no? Tutta la descrizione, cioè che è corpo dell'interiorizzare, esteriorizzare, intrinsecare, estrinsecare, cioè corpo pieno di flussi accompagnato da, da un continuo processo dove non è cosa diversa dal mondo e il mondo non è cosa diversa da questo corpo originario al quale siamo assegnati. E la prima di coincidiamo è appunto nel nome che prendiamo le distanze. Quando accade il nome, io sono il mio corpo, fino a un certo punto, perché infatti io mi voglio alzare e invece mi prendo una maledetta finta e devo stare a letto, ma questa è la finta, lei, il corpo sono io. E questo anche accade nella scienza, che perciò ci fa qualcosa, no? Perché lo oggettiva e vede di ripararlo come riparerebbe una macchina, no? Questo fa la scienza moderna. Però quello non è il corpo del bimbo che ripara. E non è nemmeno il corpo originario che è costitutivo della soggettività profonda che ci portiamo dietro tutta la vita, come impulso, come fantasmatizzazione, direbbero i nostri colleghi psicoanalisti, cioè come visione che non è né intima né esterna, né soggettiva né oggettiva, che è tutto il mondo in quell'evento. Invece io sono tutto il mondo in questo evento, ma io non voglio questo mondo, scompare tutto. Magliazzati, non mi resta che ringraziare di tutto cuore il collega Claudio Sieni, molto attento, perché con riconoscenza a voi la vostra attenzione.